Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Io questa notte ho avuto un incubo, ragazzi, purtroppo nella vita il cervello la notte non è che lo vuoi gestire, il cervello va, rielabora. Tutto quello che tu fai durante la giornata, tutto quello che tu pensi durante la giornata, le preoccupazioni, le vicissitudini, le situazioni, le emozioni, e poi il tuo corpo si rilassa, si addormenta, ma il cervello va in modalità sogni, pensieri, tutto quello che tutto come lo volete chiamare, chiamatelo. Io ho fatto un incubo, e ho fatto praticamente che in questa sosta di campionato Vlahovic purtroppo durante l'allenamento prendeva una botta alla caviglia e dovevo rimanere fuori 15 giorni. Quindi saltava Lazio, saltava Champions League, saltava Inter. Quindi la preoccupazione, mi sono svegliato tutto sudato, con il cuore che mi usciva dal petto e non sono più riuscito a prendere sonno. E ho pensato. Ma visto e considerato che siamo totalmente nella merda, perché purtroppo ormai è inutile dare la colpa agli unduli, è inutile dire sempre le stesse cose, perché ormai le cose fatte si mangiano, è inutile piangere sul latte versato, è inutile pensare purtroppo che noi avevamo ragione quando in estate urlavamo ai 420 di prendere un attaccante. Io personalmente avevo sempre nella testa Lucca, l'ho detto più volte nei video, ma sono soltanto chiacchiere che non sono servite a niente, perché la Juventus si è fidata, non lo so, dei medici, non lo so, era convinta, non penso non ci sia, naturalmente non c'è la malafede se nella maniera più assoluta, però è stata molto leggera. Si è fidata forse un po' troppo, non pensava che Milik, perché lo pensavamo noi tutti che Milik ormai è un giocatore che non può dare garanzie fisiche, peccato perché è un bel giocatore. E quindi si è fidata, si è naturalmente incastrata purtroppo nella situazione in cui ci troviamo oggi. Ed è una situazione di veramente emergenza, danger veramente. Quindi io ho pensato, lo sapete come sono gli americani? Gli americani, quale cosa dicono gli americani quando il sogno americano, l'America è la terra delle opportunità? Mi è venuto in mente il film di Stallone, Rocky, quando Apollo Creed sfoglia quel libro, questo no, poi incontra lo Stallone italiano e gli dice al suo allenatore: noi siamo la terra delle opportunità, diamo l'opportunità a un imperfetto sconosciuto di sfidarmi qui nella città di Filadelfia, uno Stallone, lo Stallone italiano, giusto? Quindi io penso che, visto e considerato che noi siamo nella merda, attenzione, è anche una provocazione la mia, però è una provocazione dettata, ragazzi, credetemi, dalla paura, urge nella maniera più assoluta uno svincolo. È inutile che parlate di primavera o di giocatore della Next Gen, urge un giocatore da mettere in rosa, uno svincolato. E io ho visto tutti gli svincolati. Ci sono due nomi che potrebbero essere messi nella rosa qualora ci fosse l'emergenza da mettere magari in campo. Uno è Ciccio Caputo,
ragazzi, e l'altro è Balotelli. E io ho pensato, ma Thiago Motta, visto e considerato che è considerato un Gesù Cristo, quello che trasforma l'acqua in vino, quello che riesce a dividere i mari, perché non facciamo come gli americani e diamo una nuova possibilità a Balotelli? Lo so, è una provocazione. Mi direte, ma tu sei un pazzo, preferisco giocare con un pulcino, preferisco giocare qua. Lo so, avete ragione, Balotelli è una testa di cazzo. Io non è che vi sto dicendo di no. Però adesso c'è una situazione, c'è Giuntoli da una parte, c'è Motta da una parte e dall'altra parte c'è un giocatore, secondo me, che ha 34 anni, che è fisico, fisicamente è integro, secondo me, penso di sì, ha l'ultima possibilità nella sua vita, quella di dimostrare che ancora è un calciatore, l'ultimo, diciamo, l'ultima chiamata, come la volete chiamare, chiamatela. E magari gli fai una visita medica, ti accerti che le condizioni fisiche siano bene, siano, diciamo, buone, e gli fai un contratto su misura, nel senso che alla prima minchiata prendi la valigia e te ne vai. Un contratto su misura in base alla tua testa di cazzo che è, giusto? Perché purtroppo Balotelli non ha saputo sfruttare il suo talento, perché il talento ce l'ha, possiamo dire tutto quello che volete, ma Balotelli il talento ce l'ha. Gli fai un contratto su misura, magari lui, non lo so, folgorato da questa nuova esperienza, ammaliato da questa nuova esperienza, e visto che ormai è a livello di anagrafe e alla fine della sua carriera, possibile che facciamo bingo. Facciamo bingo. Perché il giocatore tecnicamente non si discute. Balotelli sa giocare a calcio, Balotelli il pallone lo sa gestire. Quindi questo è un incubo che ho fatto. Capisci? Purtroppo, ragazzi, siamo in emergenza, lo so, mi sto dicendo, mi darete del pazzo, mi darete del folle, ma tu sei un pazzo, lo so, già prevedo i commenti, ma credetemi, è un incubo quello che ho fatto. Ho paura, perché in difesa abbiamo perso Bremer, però c'è la possibilità di sostituirlo con Calulu, con Danilo, con Gatti, con chi cazzo volete voi. La cosa, diciamo, è più gestibile, ma in attacco neanche si sposti Idris, perché Idris non riesce a fare la prima punta. Idris per renderlo al 100% Idris deve partire da più lontano, e siamo veramente nella merda. E gennaio è troppo lontano. Gennaio, ci fosse stato un mese, beh vabbè, un mese la baracca la teniamo avanti. Ma in gennaio ancora c'è tutto novembre, tutto dicembre, ci sono due mesi, ancora c'è ottobre, ci sono le sfide di ottobre. Speriamo veramente che questo mio sogno, questo mio incubo, resta incubo. Cioè, credetemi, vi sto facendo questo video con la disperazione, con la paura e nelle mani. Perché purtroppo ad agosto, in campagna elettorale e in campagna, scusate, di calciomercato, non siamo riusciti a vedere lontano. Capite qual è il discorso? Non abbiamo visto lontano, ci siamo fidati. Anche se il medico ti dice, la medica ti dice sì, può recuperare, non ti preoccupare, però non siamo stati lungimiranti. Sì, però io mi voglio mettere al 100% al sicuro, mi prendo un altro giocatore. Questo è quello che vi voglio dire. Non facciamo lo stesso errore. Può sembrare una puttanata, può sembrare una cazzata, può sembrare tutto quello che volete, però lo metto là, lo allena, Motta lo riabilita, in una settimana Motta lo riabilita. Lo riabilita in una settimana.
ci mettiamo con le spalle al sicuro con un contratto fatto su misura. E ragazzi, perché purtroppo siamo nella cacca. Io, è così, una disperazione, cioè, come si dice, la carta della disperazione. Questa è la carta della disperazione. Un abbraccio, ma si ci ingazzate. Non lo so se Bellotelli è stato acquistato, faccio questo video non sapendo se Bellotelli è passato al Genova, perché si parlava di Genova, però non lo so, quindi possibilmente è passato al Genova e tutto questo che sto dicendo non serve a nulla. Un abbraccio, ma se ci ingazzate fino alla fine forse io.